Ciao! Il brano che vediamo adesso è probabilmente il brano più famoso del Banco, tratto appunto dall'album Banco e trainato da questo brano chiamato Moby Dick. L'album Banco, trainato appunto da questo brano, è stato quello che ha fatto raggiungere al Banco il maggior numero di vendite, quindi dal punto di vista commerciale è stato sicuramente il loro più grande successo. Anche questo brano è strutturato in diverse parti, in diverse sezioni, ci abbiamo un intro, poi abbiamo una strofa che viene ripetuta più volte, abbiamo una piccola parte di collegamento tra strofa e ritornello e poi abbiamo il ritornello. E infine abbiamo una coda finale. Per quanto riguarda il centro tonale del brano, il brano è in La maggiore o Fa diesis minore, se vogliamo vedere la relativa minore come tonalità. La parte finale della coda finale sale di un tono e si sposta in Si maggiore. Cominciamo a vedere l'intro. Innanzitutto la cadenza ritmica del brano è la stessa che vediamo nell'intro che si mantiene poi anche nella strofa ed è questa cadenza qua. Io ora la faccio fissa sulla nota Si, ma ovviamente poi si sposta. Quindi se avete notato c'è una ghost note, nota piena, ghost e di nuovo nota piena. Bene, questa è la cadenza ritmica. Come dicevo, sia l'intro sia la strofa si portano dietro questa cadenza. Vediamo adesso cosa fa l'intro. Il brano parte appunto in Si e fa così. E poi entra nella strofa. Quindi come note che cosa abbiamo? Si. E andiamo a finire in Do diesis, ok? Quindi. Poi Re. Nuovo Do diesis, di passaggio un Fa e cade in Fa diesis, quindi Fa diesis, Re, Si, e qui facciamo che è semplicemente un Fa diesis Si, quindi la quinta e la tonica, Mi, entriamo nella strofa. La strofa fa così. Quindi, se dobbiamo vederla come note, Si, Do diesis, Re, Mi grave a vuoto, Fa diesis, Do diesis, Re, La, Re, Mi, di nuovo Si, Do diesis, Re, Do diesis, Fa. E a questo punto c'è un piccolo intermezzo strumentale che separa la prima dalla seconda strofa, che è semplicemente Fa diesis, Re, Si, poi di nuovo facciamo quel passaggio che avevamo visto alla chiusura dell'intro, che di nuovo Fa diesis, Si, Mi, ok? Quindi questo piccolo intermezzo che collega le strofe è così. E riparte di nuovo l'altra strofa. Alla fine della seconda strofa, quando cade di nuovo in Fa diesis, qui c'è un piccolo passaggio invece che ci collega al ritornello. Quindi quando noi atterriamo sul Fa diesis alla fine della seconda strofa faremo questo. Ok, quindi Fa diesis, Re, Si, Mi. E siamo pronti a entrare nel ritornello. Il ritornello fa così.
E riatterra in sì che è di nuovo la strofa. Quindi andiamo a vedere adesso i dettagli. Partiamo in La, quindi La grave, La un'ottava sopra, Mi, Ghost e di nuovo La. Ok? Questa è la cadenza che diamo sul ritornello. Quindi La, La, Mi, Ghost e La. Do diesis e cambiamo accordo, andiamo in Re, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto in La. Quindi Re, Re un'ottava sopra, La, Ghost e di nuovo Re. E poi facciamo questo passaggio, che è semplicemente una pentatonica, quindi La, Fa diesis, Mi, Do diesis e torniamo in La. Ok? Quindi. Di nuovo. Poi andiamo in Mi. Il passaggio è sempre lo stesso, quindi Mi, Mi un'ottava sopra, Si, Ghost e di nuovo Mi. Mi a vuoto. Poi Fa diesis, tonica, quinta, ottava, di nuovo la tonica e siamo pronti a tornare sul Si, che è di nuovo la strofa. Al secondo giro verrà fatta solo più una strofa, poi si entra di nuovo nel ritornello, ma il ritornello viene ripetuto due volte. Quindi quando si arriva in Fa diesis la prima volta, praticamente ci collega di nuovo al secondo giro del ritornello semplicemente con un passaggio in levare sul Sol diesis. Quindi immaginiamo di essere arrivati in Fa diesis alla fine del primo ritornello, per entrare nel secondo ritornello quindi faremo così. Ok? Quindi come vedete colleghiamo semplicemente con questo Sol diesis suonato in levare. Poi suoniamo tutto il secondo ritornello. Alla fine del secondo ritornello il Fa diesis sarà più lungo rispetto a quello che abbiamo fatto la prima volta che abbiamo suonato il ritornello. Quindi sarà... Io qui ho allungato appunto semplicemente continuando a svolgere tra virgolette il passaggio di Fa diesis con la sua quinta. Ottava, poi di nuovo la quinta, un'ottava più alta e così via. Tonica, quinta, ottava. Questa è di nuovo la quinta, poi di nuovo andiamo giù, l'ottava e di nuovo la quinta, ok? Ovviamente ci ho aggiunto delle legature anche di passaggio per dare un po' più di colore. Ok? E ritorniamo sul Si e riprendiamo la strofa. La strofa qui durerà di nuovo due giri completi, quindi due strofe complete, poi tornerà di nuovo nel ritornello. Anche qui una volta finito il ritornello, quindi che è di nuovo doppio con l'ultimo giro sul Fa diesis più lungo, a quel punto, alla fine di quel Fa diesis più lungo, entreremo in Si. Il passaggio viene anche molto naturale perché prima il Fa diesis ci portava al Si minore, questa volta ci porta a un Si maggiore che suona esattamente il riff, diciamo, di base del ritornello. Quindi si continua a muovere sui due accordi che nel caso del La erano appunto La e Re e nel caso adesso della coda finale saremo su Si e Mi. Quindi faremo questo. Come cadenza è lo stesso del ritornello, solo che siamo sul Si, Re diesis, Mi, e qui mettiamo questo passaggio.
diesis, sol diesis, si, di nuovo sol diesis, fa diesis, mi, e poi mettiamo un do diesis di passaggio con cui torniamo al si. Di fatto è come se facessimo lo stesso giro, prima a scendere poi a salire. Quindi vedete, l'abbiamo fatto scendere, mi, fa diesis, sol diesis, si, poi all'indietro a tornare a salire. Poi di nuovo sol diesis, fa diesis, mi, e mettiamo un do diesis grave e torniamo su si. E quindi otteniamo questo. Ok, quindi. Abbiamo visto tutti i pezzi che compongono il brano, vi basta soltanto ascoltarlo un attimo con attenzione sull'originale e montare le diverse parti. Buon divertimento, ciao!